Lo scorso sabato Arezzo è stata protagonista di eh, tre ore di diretta Rai, eh, ovviamente un grande, un grande, una grande tappa, veramente spettacolare, eh, com'è andata eh, cosa ci dice sul bilancio. Beh, ehm, assolutamente positivo sotto tutti i punti di vista. Il primo il tempo che ci ha assistito, a dispetto di quelle che erano le previsioni, è andata veramente bene, non ha fatto un goccio di pioggia. quindi eh, ci ha assistito, qualcuno lassù ci ha guardato e poi la città ha accolto veramente in maniera positiva il Giro: non c'è stata una minima polemica, c'erano le strade gremite di persone che hanno, eh, hanno partecipato, hanno applaudito e si sono godute una, una giornata veramente splendida, ricca di emozioni, anche perché al di là di tutto, della spettacola, spettacolarità della tappa. perché è stata unica e penso che passerà la storia, ha vinto un italiano, ha vinto due volte perché ha vinto sia la tappa sia la maglia rosa, quindi penso che sia andata veramente nel migliore dei modi, abbiamo dato eh, prova della nostra capacità di riuscire ad accogliere un evento così importante. Le strade erano perfette, non c'era non c'è stato un minimo problema da nessuna parte tranne quel piccolo problemino dei chiodi che qualcuno ovviamente qualche stupido c'è sempre però diciamo che al di là di questo piccolo aspetto è andato veramente tutto, è andato tutto benissimo per la vicenda dei chiodi ecco lei è stato davvero protagonista nel rinvenire ecco, questi corpi estranei alla gara sì, per l'appunto stavamo facendo un giro di ricognizione con il sindaco, ci siamo trovati proprio nel momento in cui sono stati ritrovati da alcuni ciclisti, fra cui c'era anche Daniele Bennati, e quindi ho assistito, ho fotografato eh, la, la situazione, l'ho anche pubblicato con un po' di sdegno, purtroppo eh, qualche stupido c'è in qualsiasi luogo, in qualsiasi contesto, c'è poco da fare. Okay.